Ciao e benvenuti in questo splendido stadio. Non potevamo sperare in un tempo migliore per l'incontro di oggi. Sol leone, venticello, niente nuvole. Cosa chiedere di più? E allora mettetevi comodi e preparatevi a questo attesissimo match. Ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito e a quanto pare sulle tribune non entrerà nemmeno uno spillo. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della fede dei sostenitori. È qui che i moderni gladiatori si esibiscono celebrando le gesta della città di Roma. Nel frattempo la gara è iniziata. Cross verso il centro dell'area. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. La gioca in profondità. Vede la porta. È un grande riflesso qui. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Palla in mezzo. Passaggio intercettato. E la difesa riesce ad allontanare. La Lazio cerca immediatamente il gol, proiettandosi in avanti con forza. Hudburn. Vediamo se può capitare. Conclusione. Conclusione sul fondo. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Perde il duello fisico con l'avversario. Scatta verso il pallone. L'avversario ha avuto la meglio. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Prova a giocarla in profondità. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Palla in avanti verso il compagno. Prova la conclusione. Traversa, ma non è finita. Nella fase centrale del primo tempo siamo ancora 0-0. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Cerca l'uomo là davanti. Hudburn. La gioca sulla destra. Cross in mezzo. Occasione per il contropiede. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Il primo gol si fa attendere, ma non ci stiamo annoiando. Hudburn! Tocco preciso, può concludere, apre le marcature. Il Reggio di Calabria ci ha fatto vedere una bellissima azione, gli avversari non hanno potuto far nulla di fronte alla loro rapidità. Uh!
1-0 dunque. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. C'è la palla lunga in avanti. Da lì può segnare. Può andare al tiro. E già al tiro. E raggiungono il pareggio. Si ricomincia da capo. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? Il passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Perfetta parità dunque. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Lungo passaggio in avanti. Allarga il gioco a destra. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Provano a partire in velocità. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tocco caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio. Grande determinazione da parte della squadra. Stanno dando tutto, senza tirarsi mai indietro. Lottano su ogni pallone e non mollano mai. Sono davvero dei grandi. Un incontro per niente noioso, anzi direi molto competitivo. Si entra negli spogliatoi con due gol a referto, 1-1. Ecco il fischio di inizio del secondo tempo. È davvero una bella serie di passaggi questa. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Si fa largo con grande determinazione. È libero di creare pericolo. Occasione da rete. Bel rete. Una grande partita oggi. Il movimento è stato perfetto. Si è fatto trovare pronto e ha segnato. Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. E passano in vantaggio. Si riparte con un fallo laterale. Ha la possibilità di andare verso la porta. La Lazio ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. Gioca una palla lunga. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. La mette dentro il rasoterra. La allontana con forza. Sono al costante inseguimento della palla. Non è un buon segno questo.
bella apertura. Pericolo. Libera tempestivamente. Evita ogni pericolo per il momento. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Allontana il pallone. La Lazio riprende subito il possesso della sfera. Woodburn oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ottima giocata sulla sinistra. Dovranno sfruttarla al meglio. Se ne va. Può segnare da lì. Chance per tirare. Finalizzazione decisamente infelice. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. La Lazio è nei guai fino al collo. Devono buttarsi tutti in avanti, non hanno altra scelta. Cerca un compagno. La toglie dalla porta! E allontana senza problemi. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. C'è la palla filtrante. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. È stata una partita molto piacevole da vedere, con molti episodi. E qua ovviamente però i tifosi si devono concentrare sul risultato che purtroppo per loro...